Red Corner from USA, Team Proper. Signori, due atleti italiani in forza Team Proper, due campioni del mondo, pluricampioni del mondo, amici da una vita. Davide Guffanti, caschetto nero, e Riccardo Albanese, caschetto bianco. Angolo rosso, opposti a questi due splendidi atleti nostrani, ladies and gentlemen, the blue corner from Italy, team best fighter, gli atleti Ennio Giordano, Hector Solorio e Oscar Garcia, gli ultimi due messicani, con il campione del mondo Ennio Giordano, siciliano in forze all'Aikia. Signori e signori, abbiamo quest'ultima finale davvero emozionante e spettacolare. Permettetemi un ricordo personale: questi tre atleti italiani sul palco li ho visti veramente crescere, come si suol dire, quando ero il tecnico della nazionale cadetti e junior. Hanno dato spettacolo sin da piccoli, vincendo tutto quello che c'era da vincere tra europei e mondiali. La loro carriera è lunga e soprattutto costellata da enormi successi. Ci siamo, 3 minuti, unico round. Tag team. Si cambia solo con un touch col compagno di squadra. Solorio contro Riccardo Albanese, che subito mette a segno un calcio fantastico al viso e guadagna i primi 2 punti, 2-0 per il team Proper. E non avvisa l'atleta messicano di aver messo un piede fuori, gli costa una penalità, meno un punto. Situazione 2-1, entra l'atleta nostrano in forza al team best fighter, Ennio Giordano, caschetto nero, contro Riccardo Albanese, caschetto bianco. Due campioni del mondo, fantastici. Parte Ennio Giordano, ma allunga le distanze Riccardo, ottima difesa, backfist al viso, guadagna un altro punto, 3-1. Mantiene le distanze lunghe, Riccardo prova ad accorciare Edo Ennio, ma nulla di fatto, riesce ancora ad anticipare. Riccardo Albanese guadagna ancora un punto, 4-1. Strada difficilissima per il team best fighter. E ancora un altro punto, 5-1, e entra Davide Guffante, lontano dalle scene dei tatami da un po' di tempo. Vediamo la sua preparazione. Parte ancora, splendido blitz in allungo, 6-1. Nulla riescono gli atleti del team best fighter. Ancora nulla di fatto, non c'è maggioranza arbitrale. Si allunga ancora Davide Guffanti, ma non trova il bersaglio, così come la difesa di Hector. Dentro di nuovo Riccardo Albanese, caschetto bianco, 6-1, manca 1:03, ancora prova con le sue gambe fantastiche Riccardo, nulla di fatto, 1 minuto, ed entra con un backfist in allungo, fantastico. Ci prova Ennio Giordano, mandano dentro un campione del mondo, peccato, riesce pure a colpire l'avversario, ma il punto non viene assegnato perché c'è una perdita di equilibrio. Gli arbitri vengono chiamati a confronto per determinare se c'è stata una spinta e quindi assegnare 2 punti, o se c'è stata una perdita di equilibrio. Perdita di equilibrio, nulla di fatta per Ennio Giordano. Situazione ancora 7-1, e ancora non riescono a fare un punto team best fighter, ed è Riccardo Albanese che in difesa mette un backfist al viso a Ennio. Eccolo il primo punto, eliminano lo svantaggio, arrivano a 0.
8-0, nulla possono più. Attenzione, diretto sinistro di Riccardo Albanese, manda al tappeto Ennio Giordano e come da regolamento viene contato. L'atleta deve essere in grado di continuare. Ok, solleva le mani per mostrare all'arbitro che può continuare, deve restare sul tatami, adesso può cambiare, ma purtroppo nulla da fare. Signori e signori, vincono ancora una volta questo tag team maschile, due atleti fantastici. Ladies and gentlemen, Team Proper USA, i nostri vincitori. Congratulazioni Team Proper USA, Riccardo Albanese, Davide Guffanti, foto di rito.